Beh, benvenuti. Questa sera iniziamo un attimino a andare nel nostro ciclo veramente. Abbiamo fatto gli eventi più piccolini, eccetera, eccetera, e che voi sapete, e adesso iniziamo con uno studio giovane, molto giovane, ci interessava per quello, li mettiamo per quello. E sono questi ragazzi che adesso vi mostreranno tutti i loro lavori, spero, ma hanno iniziato a vincere dei concorsi, è iniziato un po' questa fase dopo l'università, eccetera, eccetera. Quello che ci interessava era anche il loro rapporto con lo spazio, cioè dove loro fanno architettura, perché sono uno studio che, come vedrete, è un po' sparso, diciamo. Io ci sono un po' legato, diciamo, perché sono anche venti di Treviso, sentiti, fa piacere averli qua. E comunque riescono un po', anche nel momento di crisi, eccetera, avere dei lavori e a lavorare in questo modo del distante, diciamo. E niente, non voglio dirvi di più perché loro vi parleranno un po' di cosa sono, di come hanno iniziato, eccetera, eccetera. Vi ricordo questo ciclo che su cui noi ci stiamo confrontando, è questa idea dell'architettare, cioè di avere un'idea e di avere uno scarto creativo, ma di avere anche una tradizione, quindi queste due cose che lavorano insieme, che è la nostra professione. Per cui niente, la parola è di lì. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Noi non conoscevamo la facoltà, a parte la fama insomma, che aveva, per cui è stata la prima volta e ringraziamo sia l'associazione OSA che poi alcuni amici che avevamo qua, in primo modo Luca, che ci ha coinvolto. E, raccontiamo un po' di noi siamo uno studio giovane, siamo relativamente giovane, fondato nel 2008. Come siamo nati? Sostanzialmente dopo un periodo di lavoro in vari studi in Europa, abbiamo iniziato un'attività parallela di concorsi, no? Un'attività un po' notturna, un po' inizialmente parallela, più o meno lecita, insomma, all'interno di questi studi. E, con l'andare del tempo abbiamo, dopo qualche anno di attività, abbiamo deciso di fare un passo successivo, quindi fondare un po' il nostro proprio studio, no? Sempre abbiamo collaborato a distanza, nel senso che per motivi di traiettoria legata appunto ai percorsi di stage, io ero a Siviglia, Matteo era in Italia, e quindi c'era un lavoro iniziale un po' a distanza, no? Creato attraverso Skype, attraverso i mezzi insomma che conosciamo, no? Di intercambio. E da lì poi abbiamo creato due piccoli poli, uno in Spagna conoscendo appunto Herman, e un altro in Italia con un'altra ragazza, Nicola, non c'è adesso. E lo studio che abbiamo poi fondato nel 2008 ha cristallizzato un po' questa situazione molto clandestina fino al 2007. Quindi con una piccola realtà di studio lì, a Siviglia, e un'altra realtà qua in Italia, no? Treviso, un'altra piccola sede. In realtà noi abbiamo tenuto questa struttura perché ci sembrava interessante gli stimoli che introduceva all'interno del dibattito o la discussione sui progetti, no? Sembrava che il portare dagli ambienti, dai rispettivi contesti in cui noi eravamo, stimoli o comunque suggestioni diverse alimentasse di più, soprattutto in fase di concorsi, la nostra attività. Quindi abbiamo un po' bloccato questa situazione e l'abbiamo trasformata a studio, pur con i limiti tecnici che nascono quando poi il progetto da concorso diventa progetto preliminare, progetto esecutivo, quindi con alcune città di coordinazione più precise, no? Noi sostanzialmente presentiamo stasera una raccolta molto rapida, visto un po' anche il format della conferenza, di 9 concorsi, alcuni dei quali hanno avuto buon esito, altri hanno avuto nessun esito, però sembrava giusto mostrare un po' la traiettoria attraverso sia progetti che avranno attualmente avranno un seguito e progetti che sono arenati dopo la consegna del concorso, no? Perché comunque in tutti si identifica un certo interesse nel discorso complessivo che portiamo avanti con lo studio.
un po' il tema della conferenza questa sera l'abbiamo un po' concentrato fondamentalmente su due momenti importanti che noi riteniamo importanti per quanto riguarda la nostra ricerca. Uno è il momento dell'interesse, della suggestione dell'idea astratta, no? L'idea che non ha necessariamente necessità di continuità con i luoghi e con i programmi che ci erano richiesti nei concorsi. E la seconda idea in realtà ha a che fare con il concetto di come questa idea astratta riesce a trovare una tonalità con i luoghi in cui poi si interviene. Quindi un po' questo momento di interazione tra l'idea concettuale e la ricerca di una tonalità, quindi di una dimensione atmosferica del progetto una volta relazionato al contesto non solo geografico ma poi anche climatico, storico e del paesaggio inteso un po' come dimensione anche intellettuale, no? Quindi l'idea astratta che noi abbiamo del paesaggio e la relazione con esso. Il primo progetto sono tutti progetti frutto di concorsi internazionali, adesso non specificherò i risultati o comunque le singole aneddoti, no? Relati a ogni progetto, cerco di fare una sorta di passeggiata rapida toccando alcuni punti che riteniamo importanti. Il primo era del 2008 ed è un tourist resort a Castuera. Castuera è un piccolo pueblo blanco nel sud della Spagna, nella regione di Extremadura, che è una regione sud-occidentale caratterizzata da un contesto ambientale molto sostanzialmente disabitato, con un clima variabile, da inverni molto freddi a estati molto torride, no? Quindi la reazione a un territorio e un clima estremo e le condizioni geografiche del lotto, che era sostanzialmente un lotto nell'estremità di una collina, la cima del paesino, praticamente la parte più alta del paesino, veniva ad essere occupata per un centro benessere con relative funzioni di ospitalità. Le suggestioni un po' che hanno mosso anche in maniera completamente disconnessa, no? Dall'analisi del luogo. L'idea iniziale era quella di dominare e rispondere all'ubicazione geografica del lotto, no? Un lotto che ha una grande esposizione con il paesaggio, un'enorme vista, un'enorme scala alla quale si affacciava, no? A questo concetto la suggestione nostra di proporre un edificio che non fosse una nuova occupazione del territorio, ma fosse quasi come una preesistenza, no? Quindi come un oggetto che dominava con un grado di spontaneità quel posto e subiva in maniera passiva o comunque in maniera spontanea l'azione erosiva o di trasformazione del tempo. L'idea concettuale è partita quindi dalla volontà di operare con elementi generati da un frammento, la frammentazione di un sistema pieno che attraverso una serie di operazioni geometriche veniva frammentato creando sistemi modulari simili di cui poi vedremo l'uso e che permettevano un'occupazione del territorio in qualche modo appunto frammentato. La situazione è una situazione che appunto domina dopo questa operazione di scomposizione di una massa unica in maniera piuttosto mimetica la sommità di questo paesaggio di Castuera e si comporta con la vastità, no, dell'orizzonte che si apre rispetto a più posteriore alla zona più a sud verso valle e organizzano appunto delle corti protette completamente dall'esposizione dei venti con una scala anche sensoriale di maggiore intimità rispetto alla grande apertura rispetto al territorio. Gli elementi di salita sono elementi che in qualche modo risolvono il problema della relazione con la lunga distanza. Essendo elementi verticali,
che si comportano come dei grandi sistemi di pietre infisse nel territorio, visibili, che possono essere viste, che guardano appunto dalla lunga distanza, quindi dal viaggiatore che arriva attraverso la grande vallata che precede Castuera e identifica nella sommità del paesino l'intervento come quasi una resistenza precedente al paese stesso, ma quasi come un atto fondativo che precede la nascita poi del pueblo. L'atteggiamento rispetto a come risolvere la facciata rispetto a Valle si sente un po' della suggestione iniziale di lasciare che l'edificio in qualche modo racconti di un abbandono al tempo, quindi di un oggetto, di un sistema di muri semplicemente erosi dai grandi venti che spirano in queste zone, e quindi l'operazione disgregativa del tempo agisce su queste figure silenziose. Il secondo progetto, anche qua si tratta di un Pulitzer Sort, quindi dello stesso identico pacchetto funzionale, lo stesso programma, la stessa regione spagnola dell'Extremadura, però un contesto geografico completamente diverso. Ci troviamo qui a Villafranca dos Barros, che è un paese blanco, anche qui, però con meno caratteri di valore storico patrimoniale, seduto in un grande vassoio piano, o sostanzialmente piano, anche qui desertico, semidesertico, nel senso di non occupato da quasi nessuna struttura urbana o interventi artificiali, no? Solo un grande paesaggio coperto da coltivazioni di grano o di olivi, no? Eppure l'intervento era in questo caso però fuori dalla linea urbana, quindi in una condizione che ci permetteva un dialogo quasi esclusivo con il territorio. Questo territorio fatto di grandi distese appunto di campi di grano, e con questo tipo di territorio abbiamo cercato un confronto in qualche modo importante, no? Abbiamo individuato nella presenza di alcuni elementi tipici del paesaggio, l'elemento dal quale far uscire il progetto. In particolar modo le fattorie di questa regione, che caratterizzano poi il sud della Spagna, l'Andalusia, l'Extremadura, sono presenze che erano un intervento artificiale dentro il paesaggio, ma che assumevano con il assieme al paesaggio un grado di continuità totale, no? Quindi da questi interventi puntuali, artificiali, però perfettamente assorbiti, no? Nell'immaginario del paesaggio di questa regione, abbiamo mosso un po' l'idea di progetto. Vai? L'idea è stata anche molto semplice o semplicistica, no? Quella di assumere il modulo di una fattoria, di un'azienda extremaduregna, e operare una serie di operazioni di taglio, di disgregazione, di scioglimento della figura originaria, cercando di produrre la risoluzione del programma e un maggior grado di complessità all'interno dei rapporti spaziali interno-esterno. L'edificio è un edificio che si allineava lungo uno dei cammini di Santiago, il cammino interno a Spagna che collega a nord la Galizia con il sud della Spagna. Quindi era importante che l'immagine, anche i valori in qualche modo iconico che questo edificio assumeva, avesse una continuità o perlomeno un grado di relazione diretta, forte, con l'architettura vernacolare di questa regione. Per questi caratteri di protezione rispetto ad un clima comunque anche più estremo, di durezza e di silenziosità permangono, pur in una configurazione che poi viene stravolta rispetto un po' all'idea concettuale iniziale, no? L'interno, infatti, la struttura interna del progetto rivela il carattere poi specifico dell'intervento, ossia nei punti di taglio prodotti all'interno della figura originaria siamo
abbiamo proposto una sorta di facciata fiorita, no? Che identificava attraverso vari tipi floreali autoctoni del luogo, identificava i singoli gruppi di moduli abitativi e creava una situazione di filtro rispetto poi ai programmi propriamente di ospitalità delle camere, che poi vedremo più nel dettaglio, dando anche un senso di identificazione specifica ai singoli moduli e ai giardini di grado minore, no? Ai diversi tipi di giardino che si andavano producendo rispetto al punto d'entrata e all'esterno, appunto alla zona di dispersione esterna all'edificio stesso. Molto semplicemente quindi l'edificio si struttura come un complesso di gusci opachi, ricordo appunto della figura originaria, dentro la quale si ospitano come delle scasse, no? Come dei grandi elementi funzionali, tutte le attività dell'hotel, del tourist resort. E nello spazio di filtro, spazio vuoto, no? Tra le unità abitative, che sono queste scatole, e il guscio, si apre questo grande spazio vuoto, no? Uno spazio dell'intimità o della riflessione, dell'intermediazione tra appunto il contesto esterno e propriamente lo spazio più intimo delle camere, che in qualche modo ci ricordava posteriori dell'eredità comunque araba e dei patti, no? Dei patti che caratterizzano l'architettura di questa regione e di tutto il sud della Spagna. Un'altra proposta, cambiando completamente contesto geografico, quindi ritornando in Italia, una palestra prearrampicata a Brunico. Anche in questo caso la continuità con il precedente progetto è il fatto che l'edificio si sviluppa nel bordo esterno della città di Brunico, che è una città che non solo di città, non si interessa, però con la quale il progetto non trovava punti di possibile dialogo, no? Quindi curiosamente anche qui l'edificio cerca la dimensione più ampia, no? Di relazione con la scala territoriale, con la scala anche non semplicemente fisica del territorio ma un po' immaginifica, no? Dell'idea in qualche modo personale che noi in quanto progettisti e comunque nell'immaginario possiamo avere di questo contesto alpino fortemente caratterizzato. Ci troviamo ai bordi di una montagna boscosa e su questo sfondo veniva richiesta la proposta appunto di progetto. La suggestione è stata quella di proporre sostanzialmente, provare a proporre come tentativo, no? Che può essere fallimentare o meno, in questo caso non lo so, però l'idea era di proporre semplicemente un pezzo di ghiaccio, no? Un oggetto che avesse banalmente una suggestione ben riconoscibile e che lavorasse con quindi la suggestione di un oggetto mutante, no? Un oggetto con diversi gradi di trasparenza, diversi gradi di interazione rispetto al fondo. L'ambizione era di proporre un oggetto capace comunque di elemento ghiacciato nel territorio, quindi sedersi in maniera piuttosto semplice, spontanea nell'occhio. La risposta è stata un po' quella di proporre un edificio orizzontale che un po' trasgrediva le raccomandazioni del bando, che era un edificio compatto tipico per questo tipo di funzione, no? Una palestra che richiede grandi pareti verticali, sostanzialmente quindi un oggetto pieno, no? che a nostro avviso poteva essere pericoloso, comunque non rispondeva come un elemento più orizzontale, steso nel territorio, che stabiliva relazioni dirette con questo fondale
decisamente suggestivo, no? L'oggetto quindi era un oggetto che agiva diversamente a seconda delle diverse ore del giorno, come un oggetto opaco, impenetrabile durante le ore di luce di giorno, e come si vedeva prima un oggetto etereo che diventava in qualche modo trasparente o parzialmente visibile nella sua vita interna durante le ore serali. Adesso lo si vede un po' male, però la sezione è una sezione molto semplice che ripete un modulo tipo replicato attraverso dei semplici cambi di larghezza e quindi di altezza del rispettivo modulo, e che risolve il programma funzionale attraverso due unità unite di questo modulo che creano una grande sala, la sala di scalata, la più grande, che si incassa parzialmente al terreno per non arrivare a una quota grid-hydraulica esagerata, e le sale minori di bouldering, oltre a una grande sala d'entrata, una galleria aperta di passante. Tutte le sale sono sale passanti che rispetto alla strada, che è giù, l'accesso avviene giù, agiscono appunto per esempio durante le ore notturne come delle vetrine rispetto al passante, che svelano il loro il dinamismo che si crea all'interno di questo sistema. Tutti i pacchetti funzionali erano sostanzialmente contenuti in queste figure azzurre come dei gusci che in qualche modo sfruttavano perfettamente per l'uso dell'arrampicata la pendenza della falda, e assorbivano completamente sia gli usi di parete che dell'arrampicata che il programma di servizio ai vettori propri, quindi bagni, salite e sistemi tecnologici. Tutte le sale, la modularità orizzontale viene ricucita in qualche modo da un sistema di gallerie verso strada che permette poi una passeggiata attraverso le varie sale, quindi una visione praticamente contemporanea, istantanea delle varie unità anche spaziali che caratterizzano e diversificano i punti dell'edificio. Della stessa suggestione è sorto un secondo passo un altro progetto, che è il progetto per l'estensione del nostro museum a Manta in Finlandia. In questo caso ci troviamo in un contesto geografico del sud interno, però del sud della Finlandia, una zona di laghi, sostanzialmente ghiacciati durante 6-7 mesi all'anno, per cui con un paesaggio praticamente statico a nostro avviso, un paesaggio che aveva un carattere molto forte al quale il progetto doveva rispondere come primo tipo di nostra priorità. Il progetto si raffronta quindi come principale scommessa al rapporto con questo tipo di contesto, no? Un contesto che non ha interventi di natura umana e dà nella sua grande scala, no? Orizzontale una forza tremenda, no? Che invade anche l'area del progetto che era propriamente un parco ai bordi di questo lago. Il progetto sorgeva quindi in una zona del parco, uno dei parchi protetti protetti in quanto patrimonio appunto della Finlandia, e il già esistente era questo edificio di falde che si allontanava 200 metri dal bordo del lago e doveva essere connesso attraverso un piccolo ponte a un isolotto vicino, e veniva chiesto al programma di ubicare in qualche luogo di questo parco, non ben precisato, una grandissima superficie a museo di estensione appunto del programma esistente. L'idea in qualche modo era quella di proporre una figura sintetica che consumasse la minor quantità possibile di paesaggio, in qualche modo,
e poi di conseguenza toccasse il minor numero possibile di alberi, ma allo stesso tempo permettesse una ricucitura che secondo me era fondamentale tra l'esistente edificio e il lago, quindi in qualche modo facendo sì che il percorso museale fosse un passaggio dall'edificio esistente alla scoperta in qualche modo della dimensione di vasto orizzonte del lago, che non si percepisce dalla zona del museo esistente. L'intervento quindi si siede lungo la pendenza abbastanza sostenuta del palco e scende verso il lago con una stessa unica sezione che è il risultato di un'operazione molto semplice di esclusione e dentro la quale il museo si muove con il suo programma funzionale. L'intervento è un intervento che collega quota interrata, sfruttando i soldi di quota, il preesistente edificio ed esce in quota zero con la nuova quota accesso che è nel punto di vicinanza delle due figure, punto nella quale si è semplicemente limata la figura estrusa per creare una piccola piazza che rendesse riconoscibile il portale diventato da museo. Quindi sfruttando la connessione interrata con la resistenza e l'altissima quota di sezione che viene richiesta a bando viene usata appunto per le sale espositive che sono sale che venivano da bando richieste molto flessibili, quindi delle sale totalmente neutre che poi vedremo. La relazione che dicevo prima di tentare un rapporto comunque iconico o un segnale che la Fondazione d'Arte chiedeva per il proprio museo permette di arrivare al lago con una sezione che fa reggere l'edificio come un intervento minimo, quasi in qualche modo recupera una sezione ipotetica, no, di albero. E in realtà poi spiega, no, il suo enorme superficie di questo programma attraverso una sorta di sistema lungo, no, con un grande lenzuolo teso tra gli alberi che collega la preesistenza con il grande lago dal quale ci affacciamo. Ok, facciamo di nuovo un salto al sud della Spagna. Per tornare con l'ultimo tourism show che abbiamo, al quale abbiamo partecipato, no? In un piccolo paese bianco anche della Extremadura, caratterizzato per il centro, con un centro storico nel quale il lotto aveva una chiesa e una facciata di un collegio gesuita per mantenere, no? Anche di fare un'attuazione di recupero non soltanto con dei patrimoni sino anche di residenza, no? Per noi l'analisi urbana che abbiamo fatto di storie bianche molto silenziose occultava anche una realtà interna dei corpi, giardini fioriti molto tipici di questa latitudine, no? Come gli antichi giardini arabi che c'erano, in questo lotto anche c'era un antico giardino anche lasciato, no? Un po' abbandonato, no? Anche è importante riconoscere la situazione di limite che aveva, no? Questo lotto era quasi era un lotto chiuso nel quale presentava come prima condizione di lavoro manipolarlo, no? E mediante un'operazione di sovrapposizione cerchiamo di inserire il programma, no? Giocando con la distanza, questo limite, ed anche con l'idea principale anche di
creare un'oasi interno, no? Come di vestibolo capace di strutturare tutto il programma, no? La disposizione struttura una serie di pacchi d'albergo, no? Di stanze intorno a questo oasi, a questo vestibolo aggiardinato principale, che dopo questi pacchi differentemente si avvicinano o si mettono più lungo, più lontano di questo limite, facendo diversi spazi, come vediamo nella sezione di rapporto con questo limite, no? Allora, abbiamo un spazio principale di oasi, di subitore, e dopo diversi ambiti a fianco a questo limite che organizzano questi spazi di rapporto più intimi, no? E che anche rende conto del limite nell'altra parte posteriore, no? Non soltanto conoscere questo limite, questa mura, questo collegio di chiusura da fuori, sino anche riconoscere un'altra parte da dentro, no? Finalmente si cerca di costruire di nuovo queste strade bianche, ma anche con una esplosione vegetale di colore, no? Come quasi una vegetazione catturata dall'interno, che racconta qualcosa come misteriosa, no? Come succedeva con il giardinaggio antico, no? dei paesi. Okay. E di nuovo in questa latitudine, vicino all'Andalusia, nella provincia di Huelva, già situati nella costa atlantica, questo concorso richiedeva l'attuazione su una serie di resti archeologici, no? Si trattava di una sorta di salazones, no? Erano come bagni per trattare il pesce, no? Con il sale, no? E il concorso allora chiedeva un po' il proteggere, no? Di questi resti, ed anche fare un punto di informazione delle storie, no? Su questo quartiere romano, no? Situato a fianco al fiume, no? dove finisce nell'Oceano Atlantico, no? Il concetto originale per il museo tratta o usa la tenda araba, la jaima, come idea principale per costruire un padiglione capace di, per un lato, attuare un fuoco attirante, turistico, e per un altro proteggere i resti e raccontare, no? Informazioni su questo quartiere, no? La strategia anche consiste non soltanto in depositare, in costruire questo edificio dal punto di vista culturale, sino anche dal punto di vista urbanistico, no? Come finendo questa operazione urbanistica del paese, ora in costruzione, ora finendo questo estremo, no? Del paese, si cerca anche di elaborare una pieza, un oggetto capace di offrire una permeabilità con il fiume, no? Al fondo e con la strada, no? Anche succede che usiamo la struttura dell'edificio anche come maniera di arrivare alla copertura, no? Dell'edificio, come rampe d'accesso ai due miratori che si trovano nella parte superiore dell'edificio. Per un altro lato, anche molto interessante definire questo estremo del paese, questo lungomare, lungo fiume, come una linterna anche di sera, cioè di notturna, capace di attirare il turismo, no? Anche dei passeggianti per un'altra. Dal punto di vista anche di ubicazione era molto importante rispettare i resti, no? Nella maniera
più delicata possibile, una vera fiotta per depositare, per appoggiare l'edificio in quattro ponti, punti vertici, dei minimi ripercussioni sui resti, no? In maniera che sempre si capisca alla fine questo concetto della tenda araba come algo che protegge ma senza pesare sul territorio. E per un altro lato anche si concive come un padiglione aperto, come un spazio pubblico semiaperto, nel quale il materiale anche ti aiuta a capire questa differenza esterno-interno, ma anche sempre permeabile, no? E nei due assi. Il prossimo progetto è in Italia, è a Bressanone, ed è il progetto per la nuova biblioteca, InfoPoint e Ludoteca, un programma molto complesso. A differenza del progetto precedente, qui siamo in un centro urbano, un centro storico, con un forte carattere, una forte identità, caratterizzata da un'architettura di stampo nordico, edifici di grande massa, in cui unico tema era dato dal modo in cui si aprivano questi sistemi per la captazione della luce. Il progetto nasce proprio da questo tema, no? La volontà di utilizzare un edificio molto semplice, a sezione estremamente semplice, e intervenire in qualche modo in maniera negativa, producendo dei semplici scavi in grado di generare logge e spazi che da un lato servono per portare la luce all'interno del sistema e dall'altro per creare gli spazi di incontro su più livelli. Questa è un'immagine, diciamo, laterale rispetto a Piazza Duomo, in cui si vede il modo in cui la nuova massa si inserisce rispetto al Palazzo Vescovile, che sta nella parte sinistra dell'edificio giallo, come vedete, e che è anch'esso parte del progetto. Qui si vede bene come tutta la parte del Palazzo Vescovile entra all'interno del nuovo sistema e il nuovo edificio anche a livello così di disegno in pianta si capisce come la volontà è quella di creare un collegamento molto forte tra la nuova piazza di accesso pubblico e il giardino interno. Una sorta di grande loggia aperta, uno spazio pubblico, uno spazio per tutta la popolazione. Qui torniamo in Spagna, sempre a Punta Umbria, però un progetto completamente diverso. Qui veniva chiesto la costruzione di una nuova scuola di musica più un centro di danza come completamento di un edificio esistente, il Collegio Gaviota, che è un edificio di piccole dimensioni ma un edificio estremamente importante per il comune di Punta Umbria. L'elemento più importante per noi all'interno della riflessione sul progetto era quello legato all'aspetto climatico. Ci troviamo in una regione in cui
il caldo e il sole sono gli elementi principali, un sole fortissimo in tantissime ore del giorno, per cui anche qui la volontà era quella di lavorare un sistema che fosse estremamente semplice, ma che fosse in grado di ospitare e generare al suo interno dei piccoli spazi pubblici su diverse quote e che fossero dei sistemi potenti, delle terrazze in quota, dei giardini, non mai aperti direttamente sull'esterno, ma in relazione diretta tra loro. Il sistema si siede ai bordi di una cuneta, molto bella, e con le sensi di relazione, però sostanzialmente è completamente aperto ed esposto al sole. L'edificio esistente con la giocabiota è quel edificio sulla sinistra basso, a sinistra la pineta e il nuovo edificio. Il nuovo ed il vecchio sono, il nuovo sistema e il vecchio sistema sono collegati da quest'asse che taglia nord-sud il lotto e trova un punto di contatto nella grande piazza centrale, che è uno spazio per eventi e spettacoli legati sia alla scuola di musica che alla scuola di danza. Questi sono gli spazi che dicevo prima, sono delle piccole terrazze, delle piccole logge che si sviluppano verticalmente lungo la sezione dell'edificio e tutte le varie funzioni aprono all'interno di queste terrazze e non aprono mai direttamente verso l'esterno, ma aprono prima su questi spazi. Questo progetto in Italia è a Sappada, è il territorio al confine, siamo al confine con l'Austria da un lato, siamo ai confini regionali con il Friuli dell'altro, e è un territorio dolomitico, per cui il paesaggio anche qui ha connotati molto forti. Il programma prevede la realizzazione di un centro polifunzionale, una scuola materna, un centro diurno per anziani e un centro civico. Un programma molto complesso e su un lotto estremamente delicato, perché inserito nella borgata più vecchia di Sappada e diciamo nel cuore del centro storico sappadino. Questo progetto ha due tipi di relazioni importanti. Il primo è con la scala urbana, con la scala della borgata, cioè con edifici molto piccoli, singoli, ma in grado di creare all'interno del tessuto cittadino una certa densità. E l'altro elemento è la scala gigante, la scala delle montagne, per cui il progetto si sviluppa su questo sottile rapporto tra la scala urbana e la scala paesaggistica. L'idea era quella di creare, di frammentare il programma, di tripartirlo in maniera tale da ottenere tre padiglioni estremamente semplici, generati dalla stessa logica, con piccole variazioni, tre padiglioni che si siedono sulla topografia. Il modo in cui, e diversi modi in cui ogni padiglione trova relazione con la topografia è sostanzialmente l'unico tema di progetto. I due edifici
il centro di operazione e il centro civico creano e definiscono il fronte sulla Volgata, creano un fronte sostanzialmente urbano, senza alterare la scala del borgo. Dal lato est invece i padiglioni si relazionano esclusivamente con la natura e con la vista sulle montagne. Lo sfalsamento leggero tra i primi due corpi di fabbrica genera una piccola piazzetta che diventa il nuovo piccolo polo urbano della passeggiata di Volgata. Come dicevo prima, il programma è estremamente complesso, per cui abbiamo dovuto incassare parecchie funzioni in una quota interrata. Questo ci ha permesso di uscire sopra la quota zero con i tre elementi e i tre padiglioni nella maniera più pulita possibile e concedendo molto spazio al giardino, che diventa un giardino a servizio sia del centro anziani che della scuola. Penso che la differenza sostanziale sia un po' questa: in Italia devi misurarti quasi sempre con il referente, no? Che hai, ossia con l'organizzazione del concorso, che a volte non ha una struttura adatta a recepire le proposte, no? A livello di qualità di giuria, a livello di amministrazioni stesse, no? Questo è un po' meschino dirlo, nel senso che non sarebbe molto etico, però è vero che in Italia i pochi lavori che abbiamo fatto anche a livello di concorso sono sempre stati lavori in cui aspettavamo un risultato negativo, nel senso ci interessavano i temi, però sapevamo già che non arrivava il tipo di messaggio e in qualche modo c'è stati, a parte certe eccezioni, cioè è stata confermata questa cosa, nel senso che c'è una cultura generalizzata del concorso, anche del modo di ricevere. Qui sappiamo che c'è un terreno più recettivo, no? Parlo di amministrazione, parlo di concorsi a qualunque scala. Noi abbiamo vinto un concorso in Spagna in cui c'era, per esempio, uno dei concorsi più passati, no? Quale? Torno sul museo di
Il museo archeologico. Sì. Qui c'era una giuria, per esempio, locale, nel senso, senza nomi di rilievo, per cui non c'erano le garanzie oggettive per poter aspettarsi comunque una certa risposta. In realtà il mio messaggio è arrivato, nel senso che c'è stata una buona selezione, buoni secondi premi, buoni terzi premi, e nonostante non ci fosse un livello, un registro alto, no, di giuria, cosa che c'è comunque generalmente in Spagna, ma in questo caso è un concorso abbastanza di gestione locale, e questo dà la temperatura un po', del territorio, della cultura diffusa che c'è dell'architettura, no? Cosa che in Italia non so, sarà un po' pregiudizioso, però è difficile che in Italia trovi in realtà anche piccole risposte di questo tipo, insomma. Ci prevalgono evidentemente altre logiche, poi il concorso è un sistema profondamente viziato in Italia, come sappiamo tutti, no? Per cui è sempre un po' una specie di, non so, di masochismo che ci porta a lavorare ai concorsi italiani. Però in alcuni casi, diciamo che in alcuni casi, per esempio l'ultimo che abbiamo mostrato a Sappada, siamo stati attirati tantissimo dal tema e dal luogo. Però c'è stata anche una fase di dubbio forte, perché il programma era buono, la giuria non era buona. Questo è un po' sempre l'eterno dilemma. In quel caso ci è andato bene, però in altri casi no. Sì, noi generalmente un concorso lo sviluppiamo in dalle 3-4 settimane, diciamo. Forse la sua domanda era un pochino più di sapere come funziona dentro, no? Questa dualità, no? Della Spagna, dell'Italia, no? Dei concorsi in diversi ambiti, non soltanto in Spagna. Per esempio, qua c'è questa referenza molto rispetto alle tipologie della tenda araba, che magari era più. Spesso le vostre concorsi sono di prima differenza, tipologiche, e fate anche la vendita anche iconica, no? Diciamo, cioè a volte, anzi spesso direi, cioè in tutti più o meno i concorsi direi a Sappada, insomma. In questo caso più che la differenza tipologica, cioè più che la tenda, una piccola ossessione che avevamo era quella di creare un sistema effimero, un sistema leggero. La tenda è un riferimento, ma la volontà era quella di creare un sistema che in qualche modo potesse essere talmente leggero quasi non toccare terra, e comunque essere capace di generare ombra, di generare uno spazio urbano. Sappada il ragionamento era diverso, era più un ragionamento effettivamente sulla scala e un ragionamento urbano. Non è tanto secondo me un discorso di Italia o Spagna, quanto proprio un discorso di luogo in cui si va a operare. Però sì, c'è, come dici tu, c'è questa fase arbitraria, no? C'è un momento di arbitrarietà in cui uno decide in base a una suggestione disconnessa dal concorso, no? Completamente, o disconnessa dal luogo, no? Ed è una fase in cui all'inizio noi concentriamo alcune immagini, no? Poi sono alcune, evidentemente in altri progetti non concorsistici sono meno incisive all'interno del progetto, però c'è un momento in cui decidiamo che dentro una biblioteca, no, di possibili ossessioni personali legate allo studio, c'è una che può guidare il progetto, no? Lo può un po' assorbire. È chiaro che è arbitraria, nel senso che è arbitraria qua come arbitraria in tutti i riferimenti, nel senso produce, in realtà è una specie di guida che ci diamo, no? Nessuno chiedeva qui di progettare una piazza, un sistema coperto, trasparente, no? O in altri casi un sistema ghiacciato, un edificio terreo, no? Non avendo una teoria di supporto
per noi, nel nostro modo di lavorare, ci diamo delle regole, no? E tante volte le regole sono date da un tipo di suggestione visuale, no? Che non è l'unica, ne sono tanti progetti che quando abbiamo mostrato partono da questo concetto, no? E poi si trasformano in altre cose in base all'interazione che c'è con il programma, un paesaggio. Cioè se io arrivo è persona che... No, è uno strumento interno lo studio in realtà, poi noi lo mostriamo qua e lo mostriamo anche nei concorsi, no? Perché crediamo che ci sia un momento di godimento da parte dell'utente nel scoprire perché si ripropone questo, no? Infatti abbiamo notato che questo è un segreto, non so se la pena così regalare, però l'abbiamo notato in molti casi che c'è anche da parte di una giuria completamente ignorante, una fase quasi, non so, di godimento nel capire perché tu proponi un tipo di meccanismo, no? Che è questo, che produce questo tipo di figura, o è quello di un sistema frammentato, no? Che all'iniziale in Villa Franca, che è un progetto anche lì che ci ha fatto pensare molto ad andare un po', no? Perché raccontare da dove nasce una figura come quella della spederia, no? In realtà qua si è raccontata in molti modi, nel senso qui c'è la necessità di proteggersi, fattori molto semplici, no? Un clima molto forte dei venti, un paesaggio nel quale era evidentemente necessario, rispetto a quale era necessario chiudersi, no? Lavorare con il tema di disgregazione o di miniaturizzazione del programma, no? Sul territorio può essere il risultato di mille operazioni. Qua abbiamo deciso di raccontare perché, no? Un po' in maniera narrativa, se vogliamo, però crediamo che l'area di concorso sia una strategia furba, e quindi a volte anche vincente, no? E qua la sta quasi. L'è stato per pochissimo, però penso sia anche divertente, no? Svelare alcuni meccanismi interni, no? Il modo di lavorare nostro, o che non sia completamente il mistero, no? Che mi ci interessa a noi nel vedere, cioè anche vedere i progetti, a capire come fare le cose, cose Voi per esempio all'interno delle 3-4 tavole di concorso cerchiamo sempre un po', diciamo, di aprire un po' la scatola nera, no? Di portare chi guarda il tavolo, chi studia il progetto, cercare di portarlo in alcuni punti dentro il meccanismo, non dare un'istantanea finale perfetta del lavoro, ma portarlo all'interno del processo, quasi metterlo all'interno di una scaletta temporale, no? E crediamo che questo sia interessante. Non è a priori comunque, non è, cioè è molto legato al fare concorsi su questo aspetto. Cioè, ha un po' a che fare con, cioè, la dimensione commerciale che devi avere necessariamente con questo tipo di attività qua. Tante volte, cioè, è evidente che c'è uno sbilanciamento sull'immagine, no? Nel senso che c'è riflessione sull'immagine, molta di più qui che non in cui sappiamo che c'è un terreno più recettivo, no? Parlo di amministrazione, parlo di concorsi a qualunque scala. Noi abbiamo vinto un concorso in Spagna in cui c'era, per esempio, uno dei concorsi più passati, no? Torno sul museo di. Il museo archeologico, sì. E qui c'era una giuria per esempio locale, nel senso, senza nomi di rilievo, per cui non c'erano le garanzie oggettive per poter aspettarsi comunque una certa risposta. In realtà il messaggio è arrivato, nel senso che c'è stata una buona selezione, buoni secondi premi, buoni terzi premi, e
nonostante non ci fosse un livello, un registro alto, no, di giuria, cosa che c'è comunque generalmente in Spagna, ma in questo caso è un concorso abbastanza di gestione locale, e questo dà la temperatura un po', del territorio, della cultura diffusa che c'è dell'architettura, no? Cosa che in Italia, non so, sarà un po' pregiudizioso, però è difficile che in Italia trovi in realtà anche piccole risposte di questo tipo, insomma. Ci prevalgono evidentemente altre logiche, poi il concorso è un sistema profondamente viziato in Italia, come sappiamo tutti, no? Per cui è sempre un po' una specie di, non so, di masochismo che ci porta a lavorare ai concorsi italiani. Però in alcuni casi, diciamo che in alcuni casi, per esempio l'ultimo che abbiamo mostrato a Sappada, siamo stati attirati tantissimo dal tema dal Duomo, però c'è stata anche una fase di dubbio forte, perché il programma era buono, la giuria non era buona. Questo è un po' sempre l'eterno dilemma. In quel caso ci è andato bene, però in altri casi no. Tanto lavoro, concorso. Sì, noi generalmente un concorso lo sviluppiamo in dalle 3-4 settimane, diciamo. Forse la sua domanda era un pochino più di sapere come funziona dentro, no? Questa dualità, no? Della Spagna, dell'Italia, no? dei concorsi in diversi ambiti, non soltanto in Spagna. Per esempio, qua c'è questa referenza molto rispetto alle tipologiche della tenda araba, concorsi magari era più. Spesso dei vostri concorsi, quindi più la differenza, sono tipologiche, e infatti anche la vendita anche iconica, no? Diciamo, cioè a volte, anzi spesso direi, cioè in tutti più o meno i concorsi a Sappada, insomma. In questo caso più che la differenza tipologica, cioè più che la tenda, una piccola ossessione che noi avevamo era quella di creare un sistema effimero, un sistema leggero. La tenda è un riferimento, ma la volontà era quella di creare un sistema che in qualche modo potesse essere talmente leggero quasi non toccare terra e comunque essere capace di generare ombra, di generare uno spazio urbano. Sappada il ragionamento era diverso, era più un ragionamento effettivamente sulla scala e un ragionamento urbano. Non è tanto secondo me un discorso di Italia o Spagna quanto proprio un discorso di il luogo in cui si va a operare. Però sì, c'è come dici tu, c'è questa fase arbitraria, no? C'è un momento di arbitrarietà in cui uno decide in base a una suggestione disconnessa dal concorso, no? Completamente, o disconnessa dal luogo, no? Ed è una fase in cui all'inizio noi concentriamo alcune immagini, no? Poi sono alcune, evidentemente in altri progetti non concorsistici sono meno incisive all'interno del progetto, però c'è un momento in cui decidiamo che dentro una biblioteca, no, di possibili ossessioni personali legate allo studio, c'è una che può guidare il progetto, no? Lo può un po' assorbire. È chiaro che è arbitraria, nel senso che è arbitraria qua come arbitraria in tutti i riferimenti, nel senso produce, in realtà è una specie di guida che ci diamo, no? Nessuno chiedeva qui di progettare una piazza, un sistema coperto, trasparente, no? O in altri casi un sistema ghiacciato, un edificio terreo, no? Non avendo una teoria che di supporto per noi, nel nostro modo di lavorare, ci diamo delle regole, no? E tante volte le regole sono date da un tipo di suggestione visuale, no? Che non è l'unica, nel senso che altri progetti che poi non abbiamo mostrato partono da questo concetto, no? E poi si trasformano in altre cose in base all'interazione che c'è con il programma, il paesaggio. Cioè, se io arrivo, non penso a te. No, è
diciamo è uno strumento interno allo studio in realtà, poi noi lo mostriamo qua e lo mostriamo anche nei concorsi, no? Perché crediamo che ci sia un momento di godimento da parte dell'utente nel scoprire perché si ripropone questo, no? Infatti abbiamo notato che questo è un segreto, non so se la pena così regalare, però l'abbiamo notato in molti casi che c'è anche da parte di una giuria completamente ignorante una fase quasi, non so, di godimento nel capire perché tu proponi un tipo di meccanismo, no? Che è questo, che produce questo tipo di figura, o è quello di un sistema frammentato, no? Che all'iniziale in Villa Franca, che è un progetto anche lì che ci ha fatto pensare molto ad andare un po', no? Perché raccontare da dove nasce una figura come quella della spederia, no? In realtà qua si è raccontata in molti modi, nel senso qui c'è la necessità di proteggersi, fattori molto semplici, no? Un clima molto forte dei venti, un paesaggio nel quale era evidentemente necessario, rispetto a quale era necessario chiudersi, no? Lavorare con il tema di disgregazione o di mini utilizzazione del programma, no? Sul territorio può essere il risultato di mille operazioni, no? Qua abbiamo deciso di raccontare perché, no? Un po' in maniera narrativa se vogliamo, però crediamo che l'area di concorso sia una strategia furba e quindi a volte anche vincente, no? Qua la sta quasi. L'è stato per pochissimo, però penso sia anche divertente, no? Svelare alcuni meccanismi interni, no? Modo di lavorare nostro, o che non sia completamente il mistero, no? Che mi ci interessa a noi nel vedere, cioè anche vedere i progetti, a capire come fare le cose, cose certo. Noi per esempio all'interno delle 3-4 tavole di concorso cerchiamo sempre un po', diciamo, di aprire un po' la scatola nera, no? Di portare chi guarda le tavole, chi studia il progetto, cercare di portarlo in alcuni punti dentro il meccanismo. Non dare un'istantanea, finale, perfetta del lavoro, ma portarlo all'interno del processo. Quasi metterlo all'interno di una scaletta temporale, no? E crediamo che questo sia interessante. Non è a priori comunque, non è, è molto legato al fare concorsi su questo aspetto. Cioè, ha un po' a che fare con questa dimensione commerciale che devi avere necessariamente con questo tipo di attività qua. Un'immagine è un pensiero? In realtà tante volte cioè, è evidente che c'è uno sbilanciamento sull'immagine, no? Nel senso che c'è riflessione sull'immagine, molta di più qui che non c'è l'idea di vendere un'immagine, nel senso di in realtà l'immagine non è la fase finale del nostro lavoro, no? È una fase abbastanza iniziale. Cioè che ha a che fare un po' con i primi momenti del progetto, cioè non è l'immagine a quale arrivi attraverso le mature di progetto. Immagini, suggestioni come questa o come altre che sono passate, no? Sono iniziali, cioè hanno a che fare con come tu, in questo caso nel paesaggio, no? Come tu vuoi creare interazione con il paesaggio, no? E che tipo di cioè, che tipo di suggestioni vuoi generare, no? In chi legge poi il progetto. Poi il progetto si sviluppa con delle logiche che hanno a che fare con la composizione vera e propria, no? Però l'immagine è come cristallizza un po' il primo momento di approccio al rapporto con il paesaggio stesso. Però questa è l'immagine che poi voi proponete. Cioè, per dire, tra l'immagine iniziale e quella finale c'è quasi un
sia la trasformazione, no? Qual è il processo che... Sì, cosa dici? In realtà la maggior parte delle immagini che vedi, no, sono immagini in cui agisce più il paesaggio che l'edificio, no? In alcune di esse, no? Nel senso che l'immagine, alcune immagini che sono quelle che noi vendiamo molto, sono immagini che bloccano il modo in cui vogliamo agire dal punto di vista percettivo rispetto al paesaggio, no? Poi il salto di scala c'è, se poi tu nel progetto sviluppi e provi ad arrivare alla soluzione, no? In questo caso ci siamo riusciti perfettamente, nel senso c'è, nei casi che abbiamo mostrato sono casi di successo nel quale la suggestione iniziale si è trascritta poi nell'immagine finale, no? In alcuni casi no, però evidentemente non li mostriamo, nel senso che sono i successi ed è uno dei rischi, no? Di agire, di lavorare attraverso sensazioni molto... anche emozionali, no? Legate all'approccio al progetto. Sì, da tutto io ho sempre questo ruolo delle emozioni, a un certo punto avete parlato che del fatto che sia il vostro immaginario di progettisti a guidare, e mi chiedevo se l'immagine che voi avete o che l'emozione che voi avete sia la stessa, se vi chiedete se la vostra immagine è la stessa della collettività o per voi è importante definire il vostro punto di vista all'interno del progetto senza considerare quello che voi, cioè lasciando come mistero, in realtà no, personalmente non so se in realtà non c'è, chiaro, sono letture molto personali, no? Nel senso, ovvio che non è l'interesse nostro che uno vedendo questo edificio interpreti l'edificio come una resistenza, una muraglia, un sistema. Questa è una suggestione interna, no? Nel senso che è uno strumento che usiamo noi per poter guidare l'iter di progetto, no? Poi la risposta in qualche modo che dà il fruitore, l'utente, no? È legata proprio alla reazione con la proposta, no? Cioè non è un'operazione impositiva, no? Nel senso vedo, perché come dicevo prima sono suggestioni inizialmente molto arbitrarie, no? A volte non hanno a che fare per niente con il territorio, no? In questo caso è un paese che non aveva necessità di avere una densificazione o un tema lirico nella parte alta, no? Però probabilmente funzionato, no? Probabilmente sono in alcuni momenti c'è un atto un po' un tentativo, no? Si prova a proporre, no? la lettura che dai tu, e a volte risponde, a volte no, può essere anche un successo. In alcuni casi, per esempio come Haima, il museo archeologico di cui si parlava prima, in qualche modo questa ossessione, no? Di creare un sistema chimero, di creare un grande spazio pubblico piuttosto che un edificio, ha avuto poi un risultato anche un po' scioccante per la giuria, cioè loro non si aspettavano minimamente un'operazione del genere e per noi questo è stato un aspetto estremamente positivo. Sono stati scioccati in maniera positiva perché si aspettavano esattamente la trascrizione in un progetto di un programma funzionale. Noi in quel caso abbiamo un po' forzato, abbiamo realmente ci siamo esposti con un'idea anche forte e in quel caso lì sì, ha funzionato, come diceva Alessandro, in altri casi non ha funzionato questa cosa, però è un modo superandi, ecco, che non si mette a salvo. Un modo superandi? Io credo che sia più un modo superandi. Non credo che si vede di avere un
Non c'erano risposte. No, vedete anche prima. No, direi no, è che ci vede tanto, mi sembra di capire. No, no, cosa veramente la cosa va un po' così, no? Alla fine tu progetti, no, a livello di compagno sei partiti giovani, beh, per cui lo fai motivato un po' anche dal divertimento, no? Per adesso si è interessante agire così, cioè ci interessa alcune fasi, no? Del progetto, e alcune fasi sono per esempio l'intuizione legata all'interazione con la scala del paesaggio, no? Con la scala del che probabilmente non è sufficiente, no? Come modus, nel senso che è legato molto agli stimoli che ogni contesto ti dà o stimoli che non ti dà, perché noi abbiamo presentato qui i progetti urbani dentro contesti molto chiusi, quindi molto autoreferenziali, quindi devi inventarti un discorso, svilupparlo e quindi mettere meccanismi proprio compositivi per sostenere il progetto, no? Noi li abbiamo presentati perché pochi di loro sono risultati divertenti, no? Come operazioni, magari hanno avuto buoni risultati, però non credo sia una regola che siamo dati, è un momento che ci appassiona all'interno dello studio, no? Per questo l'abbiamo proposto qua, poi qua abbiamo proposto comunque degli estratti, nel senso non sono l'interezza, e li abbiamo scelti con l'intenzione di lanciare un po' questo tipo di taglio, no? Come racconto. Bene, qualcuno ha un'ultima domanda, magari un po' provocatoria. Si può dire per voi o l'architettura in generale nasce, l'idea, il progetto nasce con una data di scadenza del concorso? Cioè se non ci fosse quella data non ci sarebbe architettura. Cioè voi producete qualcosa perché c'è una data di scadenza dopo 4 settimane. No, non è proprio così. Come vedete il vostro progetto rispetto a un concorso? Rispetto sì, poi per esempio spieghiamo se c'è il tempo meglio, però rapidamente, no? Che in realtà non è realmente così, non inizia, dura 4 settimane il concorso, però non dura 4 settimane il concorso, cioè sono tempi lunghi, no? Di maturazione delle idee. Poi evidentemente come scegli un concorso e come riesci a risolverlo dipende dal fatto che alcune idee che sono in movimento dentro un po' lo studio, no? Intercettano il programma al concorso giusto, quindi in realtà trovano anche una risposta molto rapida per questo motivo qua, cioè non è chiaro, il riscontro con il programma ce l'hai quando inizi il progetto, però questa fase è la fase un po' che mettono assieme aspetti ossessivi nostri con aspetti locali. Quel momento là è un momento lungo, cioè è un momento che quando troviamo l'occasione giusta partecipiamo, no? Non è certamente, sono solo le 4 settimane che determinano la nascita dell'idea, non è mai così perché 4 settimane non sono sufficienti, non potrebbe essere, per cui un po' l'organizzazione nostra si alimenta un po' di questo fatto di concorsi nati o abortiti prima di nascere, cioè comunque mettendo in moto idee che sono comunque sempre lì, no? Infatti molti progetti nascono poi da idee che sono le stesse, no? Alcune, ne abbiamo viste alcune, no? Sono poi chiaro, reagendo a diversi programmi, a diversi contesti si trasforma, però non ha certamente data né di inizio né di fine, perché poi consegnando un concorso non finisce là il progetto, no? Non finisce là in assoluto, tutto quello che progetti secondo i classificati, no? Pensavamo inizialmente che fosse una tragedia, no? Per concepire un progetto interessantissimo per noi, no? E risultare secondi è un po' frustrante, no? Perché, in realtà alcuni di essi poi non sono morte di ridere, no? Sono rimaste un po' sotto coperta e sono riuscite in altri progetti che hanno vinto, no? Per cui c'è questa idea anche un po' di riciclo, non so, molto sostenibile come concetto. E ci spiace, insomma, questa cosa. Bene, ogni progetto abbia una
una specificità in qualche modo, no? Che... Non è divertente? Io penso sia più divertente. Ah. Ma cioè, parlavamo anche di Gacea, ma lui che stava raccontando che... Ah, non lo puoi dirlo, eh? Non puoi dirlo. Ha detto che lavorare dei concorsi è sempre un lavoro di estremo volontariato, no? E quindi non, nessuno ti paga. E quindi trovare delle immagini evocative, no? Come diceva lui, che alle volte possono essere estremamente arbitrari, no? Dettate da una suggestione che un luogo, un tema o un programma ti possono suggerire, sono molto spesso uno degli unici elementi che ti possono ti danno la possibilità di maturare, di far maturare un progetto e di riuscire a dedicargli sempre delle energie. Perché il problema fondamentale è anche quello, no? Riuscire a sostenere anche in diverse occasioni un secondo, un terzo, oppure mai un risultato, no? E quindi, cioè, io quello che un po' anche ho visto, e anche un po' conoscendovi, è un po' questo, no? Ogni volta cercare anche un tema che possa lanciare il progetto, no? Lanciare il sasso e correrci dietro, un po' la carota attaccata al somaro, no? E ogni volta riuscire a dare un po' di energia ogni volta al progetto. Cioè, mi sembrava un po' questo, no? Che ancora quello che ho detto prima, che ogni volta l'immagine può anche essere arbitraria, non dettata per forza da una collettività, no? È più una cosa intima, interiore, legata proprio a poterci investire tu del tempo e della dedizione, perché quella è la cosa che ti interessa, ma semplicemente perché qualcosa te lo suggerisce, no? Sì, no, questo è il più possibile, perché lo capisco tanto, perché si dice che sì, insomma, che per sostenibilità bisogna un po' riciclare la stessa idea. No, non è tanto riciclo, noi praticamente potremmo, cioè, anche noi piacerebbe non fare di ogni progetto un tema differente. Ci sono dei filoni di ricerca che ci interessa sviluppare e che trovano poi, fanno sosta poi in tanti progetti, in alcuni progetti, non in uno, magari in due, magari in tre. A noi ci interessa più sviluppare alcuni temi di ricerca. Può essere in un progetto, possiamo ritrovarlo in un progetto fra due anni, fra un anno. Per noi è un po' questo, cioè ci interessa di più questo, stare su alcuni temi di ricerca. Un tema di ricerca ti fa la comunicazione? Sì, sì, sì. Quelli che abbiamo dato sono un po' la comunicazione o la sostituzione? Beh, non solo, sì, non solo. Si considera che l'operazione comunque è forzosa, no? Nel senso abbiamo sviluppato in maniera un po' forzata, nel senso che anche dalla frammentazione della situazione nascono più progetti, perché c'era l'idea parcheggiata e l'abbiamo presa, no? Cioè, parlo di un mondo di suggestioni che sono varie, no? Noi le abbiamo un po' sintetizzate attraverso questa operazione, che è un po' esagerata per certi versi, nel senso non è l'unica suggestione che nasceva quella di sottrarre massa al volume principale, erano tante, no? Per un tema di ridurre un po' le parole e i messaggi l'abbiamo composto così, però non è forse come immagini tu una sorta di prodotto surriscaldato che pigliamo dal microonde e dico, cioè, è un po' più sfumata la cosa, eh? Qui c'è il limite della presentazione che era volutamente secca, no? Beh, ma è anche una questione di interessi personali, cioè nel senso, se sono sempre loro tre, alla fine è anche un modo di dire, cioè ci sono delle persone. Quello di interesse. Vabbè, facciamo un po', ci diamo la terapia, la prossima.